Ciao a tutti! Qualche tempo fa abbiamo iniziato il nostro viaggio per capire cosa si studia scienze biologiche. Lo abbiamo portato a termine e io vi avevo promesso che vi avrei parlato anche del mio percorso alla laurea magistrale, una laurea magistrale in biotecnologie mediche. Ma siccome oggi è giorno di novità, beccatevi la sigla e vi dico un po' di cose. Eccoci qui! Come avete visto dalla sigla, oggi inizia ufficialmente una nuova rubrica, tutta dedicata agli studenti, studenti di scuole superiori e studenti universitari. Proverò a far uscire i video tutti di giovedì, non vi prometto nulla, insomma, compatibilmente con gli impegni, però ci proveremo. Ma bando alle ciance, come avete visto dal titolo del video, oggi vi racconterò il mio primo anno alla facoltà di biotecnologie mediche, quindi vi racconterò questa laurea magistrale. Piccolo disclaimer come è stato per la laurea triennale. Quello che vi sto per raccontare è valso per me durante quegli anni accademici. Oggi le cose sono un pochino cambiate, università che andate, regole che trovate, piani di studio, offerte formative, sono tutte diverse. Quindi il consiglio che vi do, se volete intraprendere questo percorso di studi, consultate sempre prima i piani di studio. Come ci siamo detti un po' di volte, io sono una figura abbastanza ibrida, perché ho una laurea triennale in scienze biologiche, quindi sono un biologo, e una laurea magistrale in biotecnologie, quindi sono un biotecnologo. Ma non vi spaventate, in Italia l'ordine dei biotecnologi non esiste, anzi tutti i biotecnologi afferiscono all'ordine dei biologi, quindi per lo Stato italiano lo sono io, lo sarete voi un giorno, siamo tutti biologi. Prima di iniziare però, l'ultima cosa. Quando io ho iniziato il mio percorso di studi presso la laurea magistrale, mi sono imbattuto per la prima volta durante tutta la carriera in una cosa abbastanza singolare, ovvero il concetto di moduli. Infatti, io ho sostenuto un tot di esami, ma nel libretto universitario il numero di esami figuranti è minore. Questo per quale ragione? Ve lo spiego subito. Questo è successo perché per aver convalidati alcuni esami, io ho dovuto superare più moduli. Per esempio, un esame prevedeva 3 moduli, un altro esame ne prevedeva 2. Quindi, in sostanza, il mio esame non era un unico esame, ma erano, tre. Erano 3 esami, poi ne avevo uno. Che fregatura. Sì, lo so. A parte questo, però, adesso vi racconto un po' di cose. Il mio primo anno accademico inizia esattamente a gennaio. Sì, una cosa molto strana. Di solito lo sapete, l'università inizia fine settembre, inizio ottobre. Nel mio caso, l'anno accademico iniziava a gennaio ed è iniziato nel peggiore dei modi. No, scherziamo. È iniziato in un modo abbastanza tosto, perché io dovevo affrontare 2 esami al libretto, ma in realtà erano ben 5 moduli, quindi potete immaginarlo, erano 5 esami. Il primo esame era biochimica cellulare e clinica, che si divideva in 2 moduli. Il primo era biochimica cellulare, mentre il secondo era biologia molecolare clinica. L'esame di biochimica cellulare è stato un esame davvero molto affascinante. Ho approfondito a livello biochimico moltissimi processi che avvengono all'interno della cellula. Per esempio, penso all'apoptosi, ovvero al processo di morte programmata per le cellule. Per quanto riguardava invece il secondo modulo, quindi quello di biologia molecolare clinica, beh, vi assicuro che quello è stato uno degli esami sì più tosti, ma sicuramente più interessanti di tutta la mia carriera universitaria. Si è trattato infatti di un esame che abbiamo completamente dedicato al macro argomento delle neuroscienze. Nello specifico, il mio era un esame organizzato in modo abbastanza singolare, ognuno di noi doveva portare a compimento dell'esame un progetto e io, nel caso specifico, mi sono occupato di tutte le tecniche di neuroimaging, con un focus particolare sull'fMRI, la risonanza magnetica funzionale. Ma tutto questo era funzionale ad un macro progetto che noi stavamo portando avanti, tutto basato su degli studi che erano condotti proprio nella mia università. Il secondo esame invece era biochimica avanzata e produzione industriale di biomolecole, un esame suddiviso in 3 moduli. Il primo modulo era quello di biochimica industriale e informatica. Il secondo invece era un modulo di laboratorio di bioinformatica. Il terzo modulo invece aveva questa denominazione: impianti industriali, chimici e biochimici.
Nel primo modulo, quello di biochimica industriale e informatica, mi sono occupato di tutti i processi di downstream, ovvero di tutti quei processi che portano alla produzione industriale di moltissime biomolecole. Pensate per esempio alla vitamina C. Nel secondo modulo, quello del laboratorio di bioinformatica, vi assicuro di aver visto delle cose davvero fighe. Pensate per esempio a tutte le banche dati nelle quali sono collocate le strutture delle proteine che attualmente si conoscono. Un esempio che mi viene adesso in mente è la PDB, ovvero la Protein Data Bank, la banca dati dove sono raccolte la maggior parte delle strutture che attualmente si conoscono sulle proteine. L'ultimo modulo invece, quello di impianti industriali, chimici e biochimici, riguardava soprattutto la parte degli esercizi, quindi vi assicuro che quello è stato un esame davvero molto tosto e abbiamo fatto una quantità enorme di esercizi. Tutti esercizi che ovviamente ci servivano per andare a creare delle condizioni ottimali in laboratorio, all'interno dell'industria, quindi di processi industriali, che ci avrebbero poi aiutato, ci avrebbero poi dato una mano a capire come produrre determinate quantità di biomolecole. Il secondo semestre invece è stato leggermente diverso, perché ho affrontato 4 esami, 2 dei quali erano esami singoli, gli altri invece erano ancora per l'ennesima volta divisi in moduli. I 2 esami singoli erano legislazione delle biotecnologie e metodi ottici per le biomolecole. I 2 esami invece che erano suddivisi in moduli erano analisi strutturale delle biomolecole e il secondo esame invece era microbiologia cellulare e biotecnologie microbiche. Il primo esame dal quale partiamo è sicuramente legislazione delle biotecnologie, un esame che ci ha dato un quadro generale su tutta quella che è la legislazione, quindi il mondo delle leggi attorno alle biotecnologie. L'esame di metodi ottici invece è stato un esame in cui, c'era davvero tanto da indagare sul mondo della fisica, delle strumentazioni fisiche che si utilizzano per andare ad analizzare e soprattutto andare ad osservare le biomolecole. L'esame di analisi strutturale di biomolecole invece è stato un esame abbastanza tosto perché era suddiviso in 2 moduli. Il primo era quello di cristallografia, quindi io ho studiato tutti i metodi cristallografici per osservare per esempio le proteine. Il secondo modulo invece era il modulo di NMR, risonanza magnetica nucleare. Non mi nascondo che questo è stato uno degli argomenti che mi ha interessato di più e difatti analisi strutturale di biomolecole, nello specifico il laboratorio di NMR, è stato quello poi nel quale ho fatto il tirocinio e successivamente anche la mia tesi di laurea. In futuro ci dedicherò sicuramente un video all'NMR perché altrimenti non ce la faremmo in pochissimi minuti, quindi non vi preoccupate, legatevela al dito, vi faccio la promessa, ne parleremo. Il secondo esame è stato quello di microbiologia cellulare e biotecnologie microbiche. Sono stato però fortunato perché entrambi i moduli li ho svolti con la stessa docente. Il primo era relativo ad un approfondimento su tutta la microbiologia cellulare, quindi tutta la parte sui i microrganismi, mentre invece il secondo modulo era relativo tutto alla produzione di alcuni tipi di sostanze sfruttando per esempio i microrganismi. È stato un esame davvero molto 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 interessante, anche perché non abbiamo utilizzato libri di testo, ma il nostro studio partiva, i nostri studi partivano tutti da ricerche scientifiche che provenivano da laboratori sparsi qui e là in tutta Italia. Questo è stato il mio primo anno e per dovere di cronaca vi devo specificare una cosa. Il mio percorso di studi, il mio corso di laurea, aveva la denominazione di biotecnologie per la salute, che però afferiva al corso di laurea in biotecnologie mediche, farmaceutiche e veterinarie, classe LM9. Non vi preoccupate di quello che vi sto raccontando, perché poi faremo un video dove cercherò di darvi qualche consiglio e vi spiegherò anche gli aspetti più tecnici dell'università. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati alla fine di questo video. Come al solito vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriveranno le notifiche di tutti gli episodi che io carico su questo canale. Vi ringrazio per avermi ascoltato in questo nuovo format il giovedì degli studenti. Seguitemi sui miei social e noi ci rivediamo al prossimo episodio e vi spiegherò il mio secondo anno alla Facoltà di Biotecnologie per la Salute, con un focus particolare anche all'attività di tirocinio e alla tesi. Ciao!